per prima cosa, quando trucco, scelgo l'immagine, ok? Quindi ho scelto Lord Titano. Che bella questa immagine. Lord Titano che colori ha? È giallo. Al giallo che è un ocra, il grigio e il nero, ok? Mm-hmm. Per i contorni. Per prima cosa, io vado a fare il disegno. Prendo un pennello fine e vado a fare l'ocra. In questo caso non è proprio un ocra-ocra, è un misto tra un arancione giallo e nero. Nero, esatto. Quindi mischiando tutti insieme, in questo caso, ecco qua. È proprio uguale. Sì, inizia a prendere il colore di Lord Titano. Eccolo qui. Adesso, ferma immobile, vieni più vicino a me, così. Aspetta, che cazzo. Ok, così, ferma. Allora, disegno, ferma. Ok. Adesso io faccio tutto il contorno e il disegno, vado a disegnare la faccia di Lord Titano. Lord Titano è caratteristico perché? Perché ha una sorta di elmo? Sì. Un elmetto, ok? E quello va a caratterizzarlo, si capisce subito che è Lord Titano. Ok, in questo caso. Benissimo. Solletico. lo so, fa un po' di solletico, però bisogna resistere. Bravissimo. Adesso cosa faccio? Prendo un pennello un po' più grande. Ok. E fai tutto il giallo? Brava. Così inizio a fare il viso di Lord Titano. Allora. Non ridere. Fa solletico. Lo so che fa solletico. Non ridere perché se ridi io non riesco. È impossibile mangiare. Nasino! Ferma. Ok. Ok. Abbiamo quasi finito tutta la faccia. Gialla. Gialla, sì, mi manca questa parte. Ci vuole un pochino di pazienza per un trucco fatto bene. In modo tale che già si capisce che fai parte della roccia, perché se ti truccavo di rosso o di azzurro, vabbè, facile, si capisce subito. Facevi parte di un altro popolo. Benissimo. Come ti senti? Ti senti già un po' Lord Titano? No, sì, ancora. Sento il potere che sta arrivando. Oh, aiuto. Tra poco Giada si trasforma, ragazzi. Perfetto, adesso faccio qui. Poi vado a mettere. Vado a colorare tutto l'elmo, no? Mm-hmm. Nero. Sì, è un nero grigio, dopo capiamo bene il suo colore. Fondamentale mischiare un po' d'acqua con il trucco. Non deve essere né acquoso, perché se viene un trucco acquoso poi il trucco cola. Ma neanche troppo denso, perché se è troppo denso io non riesco a spalmare. Perfetto. Bisogna essere un po' perfezionisti, perché i dettagli fanno la differenza. Fanno la differenza. Adesso vado a creare il colore dell'elmo, che è una sorta di nero chiaro, un grigio scuro, diciamo un grigio scuro, uso questo, vedi come li mischio, in modo tale da creare il colore giusto. In questo caso mi sono accorto che è un pelo chiaro, quindi vado a scurire. Gira il dito di qua, bellissimo.
l'elmetto. Adesso ti sto facendo tutto l'elmetto grigio scuro. Il bello è che poi con il nero, a me piace tantissimo col nero fare tutti i dettagli. Perché i dettagli? Perché poi risalta e sembra di avere una maschera. Non vedo l'ora di vedere. Tra poco. Ci vuole un po' di pazienza come in tutte le cose. Poi, siccome lui ha dei pallini, no? Sull'elmetto, penso siano delle rocce. Penso, secondo me sì. Le faccio anch'io. Ok. Grazie Giada. Ottimo, gira un po' la testa di qua, bravissima, così riesco. Devo dire che è molto molto bello, Dai, sono curiosa. E calma. Mi raccomando, fatelo anche voi, voglio vedere un sacco di foto. Sì, mandatele, che voglio vederle anch'io. Esatto, siamo sempre curiosi. Ma quanto siamo curiosi, Giano? Troppo. Adesso faccio la stessa cosa da questo lato, ok? Stessa cosa che ho fatto dalla parte sinistra, la faccio anche dalla parte destra. Un po' di acqua, un po' di nero, un po' di bianco e ancora un po' di nero. Perché ogni volta non è lo stesso colore, bisogna sempre rifarlo. Sempre. Sennò vieni metà grigio scuro, metà grigio chiaro. E poi troppo mi dicono. Esatto, poi mi dicono: ma che titano è? Bravissima, che è così. E soprattutto armatevi di pazienza come sta facendo Giada, Bisogna stare immobili. E non ridere. Bisogna stare immobili come dei soldatini. Che cos'è questo? È l'elmo sulla fronte, ti sto finendo di colorare, così. Ok. Prude. Lo so, perché alla fine prude perché il colore si attacca alla pelle, sì. E hai un prurito che dura un secondo, però. Dopodiché, Giada, vedi che intorno all'elmetto ha degli altri contorni. In questo caso è un bianco violaceo. È un bianco violaceo, facci caso. È vero. È un bianco violaceo, quindi io lo creo col bianco, ok? Col rosa e col grigio. In questo caso viene esattamente quel colore lì, guarda. Caspita, è vero! Che bravo che sei! Mi piace disegnare. Si vede. Così è lo stesso identico colore, non è né un grigio. Sembra grigio, sicuramente dal video può sembrare un grigio, ma è tendente al rosa. Vado a fare tutto il contorno. Ottimo. Abbiamo quasi finito. Devo colorare i pallini. I pallini che poi sono pietre, no? Guarda che palline. Scusa. Ottimo. Coloriamo. Le pietre. Manca tanto? No, quasi è finito, mi mancano solo i contorni. Come ti dicevo, i contorni neri, che a me piacciono tantissimo, poi c'è chi non li fa. Io li faccio perché sulla pelle o sul viso risaltano proprio come una maschera. Si prende un pennello super fine. Andiamo il più fine che ho, si direi questo. Nero, categorico, nero. Deve essere nero. Allora, titano, Giada, intorno agli occhi, ha questa cosa qui. E almeno ci avviciniamo. Sai che lui è contorno nero? Sì. Ok, lo facciamo anche noi. Thank you.
Ho quasi finito, eh? Adesso, girati verso di me, stai ferma immobile, che andiamo a fare tutti i dettagli. Cosa ridi? Perché mi fa sollecito. Ride, lei. Questo sottile. Fa tipo un lieve sollecito. Questa è l'ultima cosa. Sì, io lo faccio sempre per ultimo, in modo tale da far risaltare tutta la maschera, tutto il trucco. Anzi, direi che dopo ci facciamo una bella foto. Certo, così la tengo per ricordo. Ci facciamo una bella foto. Boom, io direi che abbiamo praticamente finito, non mi manca niente. Il trucco è finito, guarda un po' lì. Telefono. Vai, facciamo questa bellissima foto. Hai mantenuto la tua promessa. Ho mantenuto la mia promessa. Vai, facciamo la foto.